Ciao, è con un certo imbarazzo, diciamo così, che mi appresto a cominciare un ciclo di video lezioni su Giacomo Leopardi. Capirai da solo cosa posso dire di nuovo, di originale o di organico rispetto a quello che centinaia, migliaia di altri scrittori, critici, professori hanno già fatto. Ma ci provo, saprai poi tu giudicare e valutare questo mio impegno. Partiamo da un presupposto che ti segnalo sin dall'inizio, almeno tre opere a cui sono debitore, cioè da una parte un'opera fondamentale, a mio parere, su questo autore che è di Alessandro Tavenia, L'arte di essere fragili. Il sottotitolo è tutto un programma, come Leopardi può salvarti la vita. È uno scrittore che già conosci per tanti altri libri che ha scritto, questo è Alessandro Tavenia, e ti consiglio di leggere tutto quello che ha scritto e di soprattutto anche vedere i suoi interventi su YouTube, ne troverai tantissimi, in particolare quelli legati a questo libro, ma non tanto come promozione di libro, quanto libro destinato a ragazzi adolescenti, nell'accezione più ampia del termine. Ci sei anche tu. Sicuramente fra questi ragazzi a cui questo libro è destinato. Te lo consiglio vivamente. Alessandro, proprio nell'ultima parte, nell'ultima pagina del libro, consiglia questa biografia. Io non mi fermerò in queste video lezioni sulla biografia di Leopardi, che è molto semplice del resto, che puoi trovare su qualsiasi altro libro, ma appunto questo libro di Iris Origo ti dà appunto una prospettiva non semplicemente di sequenza dei fatti, ma come tutto, no, nella vita di Leopardi si collega, come è normale che sia nella vita di qualsiasi uomo, però spesso le biografie, chiamiamole così, tradizionali, dimenticano questo aspetto. Un'altra opera che ti consiglio è Il giovane favoloso, che è un film del 2014 di Mario Martone, film molto molto affascinante. Te lo consiglio come lettura, come visione, ecco, semplicemente avvertendoti che evidentemente è ben lontano dai ritmi dei film a cui forse tu sei abituato. Ecco, non ci sono reparti SWAT che attaccano una banca, eccetera, eccetera. No, non c'è niente di tutto questo, non c'è thriller, non c'è azione, c'è tensione, una tensione emotiva, una tensione psicologica, una ricostruzione che evidentemente è una ricostruzione possibile, in parte romanzata, certamente, in parte inventata, però mi sembra che fa un grande servigio a questo autore, perché appunto ti fa entrare in un clima emotivo che, vabbè, nessuno lo conosce il clima emotivo originario di Leopardi, però che mi sembra molto coerente con quello che leggiamo. E allora cominciamo con appunto difficoltà iniziale, cioè una difficoltà iniziale perché ovviamente da sempre quelle poche poesie che forse hai letto nelle scuole medie riportano Leopardi sempre associandolo ad un'idea negativa, al pessimismo, all'infelicità, alla malattia, no? La gobba, no? Che avrebbe impedito qualsiasi relazione sociale. Allora, questo è certamente vero, cioè che non visse una esistenza molto serena, ma ebbe quella sensibilità proprio dei poeti che quindi lo rende un po' più attento alle domande di sempre dell'uomo, soprattutto le risposte. Per cui il mio tentativo, che ovviamente non è un tentativo originale, già diverse altre letterature, storie della letteratura che vengono adottate nelle scuole e sicuramente il libro di Tavenia a cui prima accennavo, attraverso questo mio percorso, insomma, cercherò di evidenziare che dietro questa superficie, questa parziale risposta che dà alle domande di senso della vita, una risposta che è negativa, dietro questa risposta in realtà si nasconde una risposta più profonda, che è una risposta legata alla importanza di porsi la domanda di senso. E con questo già ti ho rivelato un po' quello che dove andremo a finire, ma mi piace lavorare per obiettivi. Ecco, questo qua sarà lo scopo di questo percorso. Già avevamo visto con Foscolo e Manzoni che è difficile classificare gli artisti italiani di questo periodo.
E tutto sommato non è che ci interessa poi più tanto, nel senso che sì, possiamo mettere delle etichette, cioè è un autore romantico, è un autore neoclassico, ma poi alla fin fine non ci risolve moltissimo, ecco. E infatti è vero che risente del neoclassicismo per la formazione iniziale, di cui diremo fra pochissimo, per la predilezione per le forme e i poeti classici, ma allo stesso tempo è un poeta pienamente romantico per la concezione del pessimismo storico e poi cosmico, ti rimando alla video lezione introduttiva sui caratteri generali del romanticismo, in cui appunto già i grandi teorici del romanticismo tedesco, no, Schlegel in primo luogo, parlano di pessimismo storico e pessimismo cosmico. In questo è una posizione perfettamente romantica, quella di Leopardi. Per il titanismo, no, per questa lotta contro la natura matrigna, una lotta vana evidentemente, ma che almeno nella prima stagione della produzione poetica noi troviamo. Per l'avversione contro la razionalità, invece la predilezione nei confronti della fantasia, delle illusioni, dell'immaginazione, che troveremo costante nelle sue poesie. Inizi, dicevamo, appunto, nasce nel 1798 a Recanati, a quell'epoca città periferica di un regno, stato della Chiesa, che era in qualche modo già periferico a livello culturale, no? L'asse culturale italiano era certamente Milano, che era di fatto poi a sua volta periferia, possiamo dire così, di Parigi e dell'Europa. L'Italia ha perso quella supremazia culturale che aveva nei secoli precedenti, proprio con l'illuminismo e con il romanticismo. È una famiglia aristocratica, di ricca fede, di ampia cultura. Ecco, questo qua nel film, per esempio, si vede molto bene qual è il clima che si vive a casa Leopardi. Impara, prima con il precettore, poi da autodidatta, diverse lingue antiche, latino, greco ed ebraico. Ti dico dall'autodidatta perché, insomma, certamente questo ragazzino, 9 anni, era un genio, cioè, nel senso che lo si può tacciare di pessimismo, quello che si vuole, però che sia un genio è indubbio. No, a 9 anni dice al proprio precettore, al proprio maestro, che era il modo normale che avevano gli aristocratici per imparare, gli dice: beh, guarda, adesso ne so più di io di te a 9 anni. Per cui sicuramente è un uomo fuori della norma. Soltanto in un secondo momento si avvicina alle letterature a lui contemporanee. Questo è proprio importante per quello che diciamo prima, si innerva di spirito classico, poi di quello che dicono i suoi contemporanei. Punto di partenza, questa qua è un'opera, quella che nel 1818, a 20 anni, scrive il discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, un'opera che spesso nelle antologie scolastiche viene dimenticata. A mio parere c'è già un po' tutto scritto in maniera teorica, non è una poesia, è un discorso, ecco, in questo senso poi, ecco, sul termine romantico bisogna intendersi quale poesia romantica è l'oggetto della critica, anche in qualche caso, che troviamo nell'opera, e su questo però adesso non è il momento di fermarsi. Cosa dice in quest'opera? La natura primitiva dell'uomo e la natura stessa sono state alterate e quasi cancellate dal progresso e dalla conoscenza dell'uomo. Capisci da solo che siamo in un ambito che è pienamente romantico. La razionalità ha fatto male all'uomo. La scienza addirittura ostacola la fantasia, mentre la libertà dalla razionalità la aiuterà a riprendere quel ruolo che aveva originariamente. I popoli primitivi, come gli antichi, avevano la fantasia al centro del loro agire, possiamo dire così, del loro pensare sicuramente, vivevano felici in una armonia che oggi, 1800, è ormai perduta, un'armonia che ha sempre questo triplice aspetto, lo vedremo varie volte, un'armonia fra l'uomo e la natura, l'armonia fra l'uomo e gli altri uomini, l'armonia fra l'uomo e se stesso. Gli uomini primitivi, ci mettiamo dentro anche ovviamente i greci, i latini, che appunto sono l'infanzia, possiamo dire così, dell'umanità, che è in parallelo con l'infanzia di ciascuno uomo, ma nei bambini la fantasia, questa è l'esperienza di ciascuno di noi, è primaria, evidentemente. Oggi 1818, soltanto i poeti hanno la fantasia,
se il poeta imita la natura, crea delle forti illusioni capaci di liberarci dagli affanni, questa parola che troviamo varie volte, cioè dalle sofferenze, dalle angosce, dalle negatività che la vita porta con sé. Ecco, questo è un po' l'asse portante di quello che diremo, perché tutti questi singoli discorsi li troviamo affrontati nelle grandi poesie, nelle grandi riflessioni del giovane Leopardi, 20-22 anni, non di più. Il pessimismo storico, entriamo nel dettaglio, c'è stata un'epoca felice in cui l'uomo era in armonia con la natura, con gli altri uomini e con se stesso, l'abbiamo già detto, ma la civiltà, la razionalità, la crescita della conoscenza, delle conoscenze, ha ormai distrutto le illusioni che rendevano sopportabile la vita. L'arido vero della realtà è ormai apparso e ha reso infelice l'uomo. La natura in questa prima fase, per questo è storico, perché c'è una prima fase e una seconda fase, si chiama così, ma per convenzione didattica lo chiamiamo in questo modo. C'è stato appunto un momento felice, un tempo, adesso non lo è più, la natura è adesso benefica e benigna perché produce oggi per l'uomo che è infelice, in una situazione di infelicità, produce delle solide illusioni. Il progresso purtroppo ha reso consapevole della propria infelicità l'uomo e quindi, attento, quindi maledetto Cristoforo Colombo. Tu mi dirai giustamente che c'entra adesso Cristoforo Colombo. Affrontiamo la prima opera, che non è ovviamente la prima in ordine di scrittura, però è interessante. Nel gennaio del 1820, poi leggeremo delle riflessioni che sono del luglio del 1820, scrive una poesia ad Angelo Maia, un cardinale, che aveva scoperto appunto nella Biblioteca Vaticana dei brani del Somnium Scipionis di Cicerone. Questa importante opera che è andata perduta, di cui si hanno tracce qua e là nella letteratura antica, ma che poi fisicamente non avevamo mai letto fino appunto alla scoperta di questo cardinale. Il circostanziale, quindi, scrive questo giovane 22enne poeta di Recanati, scrive ad Angelo Maia questa poesia, indirizzando a lui e ringraziandolo per aver scoperto un nuovo brano di un autore antico così importante. Ma a noi interessa poco le circostanze, perché in questa canzone arriva a dire che Cristoforo Colombo, con la scoperta dell'America, ha fatto più male che bene. Perché? Perché ha tolto all'uomo la possibilità di sognare sull'altra metà della Terra. Non c'è bisogno di fare grandi esempi, insomma, se pensi a Dante, no? Dante che appunto così, immaginando la storia di Ulisse, ecco, crede che sia andato oltre le colonne d'Ercole per cercare, no? Per ansia di conoscenza, per cercare appunto cosa c'è oltre. Ecco, e da sempre l'uomo aveva immaginato questa zona del mondo. E quindi mannaccia, ecco, si sembra dire, no, mannaccia a Cristoforo Colombo che ci ha tolto quest'ambito di fantasia, di immaginazione che l'uomo da secoli aveva avuto e grazie al quale aveva alimentato, poi il rapporto causa-effetto evidentemente è difficile da individuare, ma aveva alimentato la sua fantasia. Allora ti propongo di questa poesia, ti propongo soltanto questo piccolo brano, è una poesia piuttosto lunga e piuttosto articolata, per questo sulla destra trovi la parafrasi che leggiamo, no? Dove sono finiti i nostri sogni leggiadri riguardo alle dimore sconosciute di ignote popolazioni, riguardo alla dimora degli astri durante il giorno e del lontano letto della giovane aurora e del nascosto sonno del sole? Cioè tutti i nostri sogni, tutte queste fantasie che l'uomo nel corso della storia aveva alimentato, gli antichi avevano creato dei veri e propri miti per spiegare degli eventi sconosciuti. Ecco, che fine hanno fatto? Giti, dove sono giti, dove sono andati? Oggi che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, quindi ha capito, ha visto la geografia di questo continente, adesso ha riportato tutto, ecco, lo dice, ecco, svanire a un punto. D'un tratto sono svaniti tutti questi sogni, tutte queste fantasie, questi miti antichi sono svaniti. Perché? Perché Cristoforo Colombo ci ha riportato una carta geografica dell'America, in cui vediamo che le coste del continente americano sono più o meno simili alle nostre, che i monti, i laghi, i fiumi, gli alberi, gli uomini stessi,
che abitano il continente americano, beh, sono molto simili agli uomini che vivono in Europa, che vivono dove sempre sono vissuti. E allora tutte quelle fantasie crollano, tutti quei miti vengono meno. Ecco, il vero, ecco questo è il discorso, cioè la verità scientifica, chiamiamola così, la razionalità di Cristoforo Colombo, ci capiamo cosa vogliamo dire, ecco, appena arrivato ti ha, caro immaginare, cioè cara immaginazione, ti ha vietato, ti ha allontanato, ti ha impedito di essere nostro possesso. Da te si allontana per sempre la nostra mente, al tuo meraviglioso potere durante i primi anni di vita ci strappa il passare degli anni. Quindi man mano che cresciamo perdiamo questa capacità di immaginare. Unico conforto alle nostre sofferenze di oggi. Quindi, più va avanti la conoscenza, più la nostra sofferenza cresce, mancando l'immaginazione. E questo è il contenuto essenziale. Siamo nel gennaio del 1820. Grazie ad alcuni passi dello Zibaldone del luglio del 1820, noi cogliamo quella che è la teoria del piacere. È un grande teorico. Lo Zibaldone è un'opera molto, molto interessante, una specie di diario che tiene per tutta la vita, su cui vengono appuntati pensieri, riflessioni, belle frasi che legge in altre opere, notazioni veramente di ogni genere e tipo. È un'opera molto interessante, che ovviamente è molto lunga ed è anche piuttosto complicata da leggere in maniera continuativa. Però è estremamente preziosa perché noi troviamo tutta la costruzione e del pensiero, ma vedremo poi anche delle, possiamo dire quasi, delle bozze, delle poesie importanti che leggeremo. Allora, se questa è la situazione dell'uomo oggi, 1820, appunto in cui la razionalità ha preso il sopravvento, la fantasia è scomparsa, la sofferenza connota la vita dell'uomo, ecco. Serve la poesia, perché torniamo sempre lì, a che serve un poeta oggi? Attenzione, la domanda vale ovviamente nel 1818, vale anche per noi, no? Uomini del terzo millennio. Il poeta può ricreare le illusioni fornendo il piacere all'uomo. L'illusione porta con sé il piacere che è ciò a cui agonia l'uomo. Ci dice l'anima ha un desiderio congenito di felicità, cioè di piacere. Questo qua è un vincolo che possiamo dire alla nostra volontà, no? Siamo vincolati alla felicità, nel senso che qualsiasi nostra azione non la facciamo per essere felici. Anche il suicida, sto esagerando, sto esasperando l'esempio per farti capire, anche il suicida che compie un gesto che è totalmente negativo, che è totalmente innaturale, e beh, anche in quel caso vede nel suicidio il proprio piacere, la propria felicità, trova la via d'uscita individua, no? Questo c'è il problema, individua nel suicidio la via d'uscita ai problemi. Quindi lo fa non per farsi del male, per fare del male, o meglio, lo fa per questo, ma vede in quel male il proprio bene. Sembra un gioco di parole, ma in realtà è molto semplice e ci arrivi da solo a capirlo. Questo desiderio di felicità e di piacere per l'uomo, dice Leopardi, è innato e illimitato. Il piacere desiderato, però, scopre, è sempre superiore al piacere conseguibile. Ed è per questo che il piacere, una volta raggiunto, in qualsiasi ambito, per noi è sempre fonte di insoddisfazione. Ce lo spiega molto bene, proprio in un brano dello Zibaldone. Quando l'anima desidera una cosa piacevole, fa un esempio bello, anche molto semplice, legato ad un cavallo, no? Un ragazzo che desidera un cavallo, ecco, nel momento in cui lo carica di aspettative e nel momento in cui lo riceve come regalo o riesce a comprarlo, adesso è poco importante, riesce ad averlo, ecco lì che però subito incomincia a intravedere che tutte queste aspettative non sono pienamente soddisfatte dall'oggetto, dall'animale che ha appena ricevuto. Perché qua ci dice, quando l'anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito.
desidera veramente il piacere. Questo corsivo è dell'autore originario, vuol dire che l'ha sottolineato nel manoscritto originale, e non un tal piacere. Ora, nel fatto, trovando un piacere particolare in un astratto che comprenda tutta l'estensione del piacere, ne segue che il suo desiderio, non essendo soddisfatto di gran lunga, il piacere appena è piacere, e perciò tutti i piaceri debbono essere misti di dispiacere, come proviamo, perché l'anima nell'ottenerli cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio illimitato. E questo ovviamente ti consiglio di confrontarlo con esperienze tue personali o che stai vivendo forse proprio in questi mesi, no? Penso di parlare soprattutto a ragazze dell'ultimo anno di liceo, no? Stai in qualche modo creando molte aspettative sull'esame, sul voto e sul post-esame. Ecco, ti invito magari a registrarle, no? Adesso, queste aspettative che hai, queste paure che hai, questi grandi desideri che hai sul dopo esame, finalmente, no? Avrò finito questa angoscia della maturità, l'esame di Stato, e dopo finalmente potrò... Ognuno mette. No, ecco. Carichiamo di aspettative, poi ecco, mi dirai che cosa succederà a luglio del prossimo anno, no? Quando sarà finito l'esame di Stato, che cosa ti resta come aspettativa, qual è l'orizzonte, in indipendenza evidentemente dal voto, dalle delusioni, dalle gioie che con il voto saranno correlate. Vedilo molto tuo, è molto presente nella tua vita questo. E il ragionamento di Leopardi va avanti. Importante quindi, davanti a questo, diciamo così, desiderio così frustrante che possiamo conseguire, è importante il ruolo dell'immaginazione. Considerando la tendenza innata dell'uomo al piacere, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di questa forza immaginativa, ella può figurarsi, attenzione, può crearsi, attenzione, stiamo costruendo alcuni termini che poi ritroveremo forse nella poesia più famosa di Leopardi, che è l'infinito, ella può figurarsi dei piaceri che non esistono. E figurarsi gli infiniti, uno in numero, due in durata, tre in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà si trova così nell'immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni, eccetera. Attenzione, poeta romantico, l'immaginazione, la fantasia, come supplisce a quello che l'arido vero, no, invece toglie. E ancora, la natura quindi è benigna. Perché? Perché fornisce all'uomo dei piaceri che sono numerosi, tantissimi e molto variegati, per cui non facciamo a tempo, qua dice, a ciò che l'uomo stanco, disingannato di un piacere, ricorresse all'altro, o anche disingannato di tutti i piaceri, fosse distratto e confuso dalla gran varietà delle cose, e anche non potesse così facilmente stancarsi di un piacere, non avendo troppo tempo di fermarcisi e di lasciarlo logorare, e dall'altro canto non avesse troppo campo di riflettere sulla incapacità di tutti i piaceri a soddisfarlo. Quanto è buona la natura che ci impedisce di fermarci su questa insoddisfazione che un singolo piacere ci può dare. Perché? Perché ce ne dà subito un altro. Ho detto appunto questo discorso dell'esame e poi del voto, beh, insomma, il tempo sì, sarà una bellissima estate la prossima in cui potrai fare viaggi, eccetera, però ecco, subito c'è un'altra aspettativa, no? Quella dei test di ingresso, oppure aspettativa che ovviamente è buona, nel senso di cosa ci sarà, come sarà organizzata l'università, chi conoscerò, quanto ci metterò per arrivare, dalle cose più semplici alle cose più articolate, no? Come sarà il primo esame, il primo esonero, e poi quanto prenderò alla laurea triennale, e poi a quella magistrale, e così avanti. Quindi la natura è benigna, perché ci fornisce tanti, no? Tanti piaceri infiniti e variegati che ci impediscono di deprimerci davanti alla insoddisfazione che il primo piacere insoddisfatto, no? Ci porta. La natura è benigna e illude l'uomo di aver raggiunto il piacere solo. La poesia, in tutto questo che c'entra, deve fornire l'idea di ignoto e di infinito. Ecco, capisci da solo che appunto la natura è benigna. Se la poesia imita la natura in questo suo compito, se la poesia fa questo, se l'arte fa questo, bene,
infatti descrive, tra virgolette, delle qualità necessarie della poesia. Quindi è manifesto uno, perché tutti i beni appaiano bellissimi e sommi da lontano, ed l'ignoto sia più bello del noto, effetto della immaginazione determinato dall'inclinazione della natura al piacere, effetto dell'illusione voluto dalla natura. E il cerchio si chiude. Quindi da lontano, no? L'immaginazione deve appunto creare nella sua fantasia dei beni che possono creare piacere. 2. Perché l'anima preferisca in poesia e dappertutto il bello aereo, le idee infinite. Stante la considerazione qui sopra detta, l'anima deve naturalmente preferire agli altri quel piacere che ella non può abbracciare. Capisce che non è fortemente ironico, ma estremamente forte. Non può abbracciare, no? Proprio quel piacere che non può abbracciare, quello deve preferire, ma proprio perché non può abbracciarlo. Di questo bello aereo, di queste idee, abbondavano gli antichi. Torniamo a quello che ci diciamo prima. Abbondano i loro poeti, massimi il più antico, cioè Omero. Abbondano i fanciulli veramente omerici in questo. Gli ignoranti, eccetera, insomma, la natura. Molto bello, no? Questo discorso che appunto la fantasia predomina, e lo vedremo dopo in un passaggio importante dell'ultimo canto di Saffo, predomina nei poeti antichi. Vedremo quale sarà l'importanza di questa considerazione. E allora un'altra teoria, quale chiamiamo teoria, ma insomma sono per comodità didattica, il poeta ha anche altri strumenti per fornire all'uomo l'idea di vago e indefinito. Utilizzare parole che stimolino visioni indefinite. Le parole lontano, antico e simili sono poeticissime e piacevoli, perché destano idee vaste, indefinite, non determinabili e confuse. Ed è un bene questo, eh? Confuse non ha un'accezione negativa. Le parole notte, notturno, le descrizioni della notte sono poeticissime, perché la notte, confondendo gli oggetti, l'animo non ne concepisce che un'immagine vaga, indistinta, incompleta, si di essa, che quanto ella contiene. Così, oscurità, profondo. Attenzione, sono molto belle queste parole, perché ci dice proprio tecnicamente quali sono i termini che il poeta deve usare. E è inutile starti a dire, ma lo vedremo nelle prossime video lezioni, praticamente tutte le poesie di Leopardi cominciano con un notturno, cioè con un paesaggio notturno, il più delle volte piacevole, no? Dolce e chiara la notte, senza vento, e tantissime ne troveremo. Oh, e notte, ti rimando alla video lezione generale sul romanticismo, è tematica centrale del romanticismo, ma lo capisci da solo. Illuminismo, la luce della ragione, che ovviamente toglie la fantasia. È quello che c'è, tutto perfettamente coerente con quello che ci siamo detti e con quello che già sai dell'illuminismo e del romanticismo. E ancora, e con questo chiudiamo, fargli immaginare, la poesia può far immaginare all'uomo spazi e suoni ostacolati da oggetti naturali che stimolino in lui la fantasia. Fargli scorgere degli oggetti di scorcio, quindi non chiaramente visibili, ma di scorcio, come per esempio un paesaggio intravisto attraverso una finestra, un paesaggio intravisto attraverso una siepe. Allora in luogo della vista lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L'anima si immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, ecco, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbero se la sua vista si estendesse dappertutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario. Perfettamente coerente con quello che ci siamo detti. No, quindi là deve fornire degli ostacoli, delle visioni o dei suoni ottenuti per scorcio, quindi semplicemente intravisti o sentiti da lunge, da lungi, lo troviamo varie volte, perché questo stimola ovviamente la capacità di figurarsi, no? Io nel pensiero mi fingo, dirà nell'infinito, e infatti dall'infinito arriviamo, no? Quando ci parla di questa siepe, beh, non possiamo fare altro che pensare all'infinito. Noi con questa video lezione abbiamo costruito quello che è il retroterra, possiamo dire filosofico, teorico, di questo primo grande e importantissimo componimento, che appunto è l'infinito, di cui parleremo la prossima volta.